Innanzitutto bisogna ammettere che la presa di beneficio, come si dice in termini finanziari, è determinata dalla contentezza delle imprese espositrici di rivedersi finalmente in presenza. Questa quarta edizione del GIC, tenendo presente che la terza fu annullata soltanto a 4 giorni dall'inaugurazione del 2020, vede la partecipazione di tutte le principali aziende europee del settore, quindi non solo italiane, e tutte queste persone dopo 2 anni e mezzo amano ritrovarsi, devo dire che amano ritrovarsi anche gli stessi concorrenti, no? Tenendo presente che la concorrenza comunque ti fa crescere, quindi anche questa comunanza di feeling io temo che sia a poche ore dall'inaugurazione dell'evento uno dei primi risultati positivi del GIC del 2022. Non c'è dubbio che l'entusiasmo che era presente in tutte le società alla fine dell'anno scorso, nonostante il Covid, nonostante tutte le problematiche che erano collegate alla pandemia, stanno scemando, soprattutto a seguito del conflitto, come dicevamo, tra la Russia e l'Ucraina. Il rincaro della bolletta energetica sostanziale per i produttori di materia prima, e teniamo presente che quello che è calcestruzzo riguarda soprattutto il cemento, e le cementerie sono energivore, e le acciaierie, che sono sicuramente molto energivore per le loro attività, andrà quasi certamente a erodere quelle che sono le ricadute positive appunto del PNRR. Detto ciò, rimane l'entusiasmo e rimane la positività di tutte queste opere infrastrutturali finanziate appunto da questo programma europeo che riporteranno l'Italia a tornare ad essere una leader a livello europeo nel campo infrastrutturale. I numeri sono già molto positivi, diciamo, sulla carta, nel senso che già sul catalogo noi abbiamo qualcosa come 234 espositori, che è un numero veramente elevato che conferma il GIC come l'evento di nicchia più grande d'Europa. La qualità del visitatore che si è presentato ad oggi è molto molto elevata. Ci sono stati dei clienti che mi hanno già detto che hanno avuto degli ottimi incontri di lavoro. Qui dobbiamo tenere presente che le fiere che noi facciamo a Piacenza, e voi lo conoscete, a cominciare dal GIS, dalle giornate italiane del sollevamento, sono manifestazioni che non guardano tanto alla quantità dei visitatori, anche se c'è anche quella, ma soprattutto la loro qualità, e la qualità è determinata dalla presenza del buyer, quindi questo è un elemento fondamentale. Il nostro espositore, l'espositore delle nostre fiere, deve restare soddisfatto nel rapporto investimento per partecipare alla fiera e ritorno economico per loro.